Ragazzi, eccoci qua, ben ritrovati in questa mia prima Nuzlocke, in vita mia, e la facciamo su Pokémon Smeraldo. Abbiamo degli imprevisti e oggi penso che non li andremo ad utilizzare, perché oggi andiamo a sconfiggere il covo del Team Magma. Vedremo poi se riusciremo anche a fare quello del Team Hydro. Allora, siamo a Cuor di Lava proprio per andare a sconfiggere il Team Magma, o comunque ad andare nel loro covo, che si trova praticamente all'interno, diciamo così, del Monte Camino. Prendiamo la nostra seggiovia. Allora, per quanto riguarda questi episodi, io ci ho pensato un pochino e cercherò da adesso di fare, tranne in questo caso, meno velocizzazioni possibili, in modo da poter rendere un po' tutto normale, diciamo tra virgolette, comunque una velocità normale, e magari farò più tagli, toglierò qualche battaglia con qualche allenatore, magari inutile, e vedremo un po' come andrà. Allora, qui abbiamo il covo del team Magma. Entriamoci. No, serve forza. Brutta storia. Allora, il nostro Mightiena ha imparato forza. Perché sì. Intanto aveva mosse del cavolo. Oh, possiamo farci una cattura Mageodude. Allora, non ho preso repellenti, intanto ci andiamo a fare la sfida contro costui. Non ho preso repellenti e questo sarà un macello, perché sì. Vabbè, andiamo a vedere un attimo. Ok, un Pokémon solo, onesto. Pucciena, noi abbiamo Fuffi, il nostro Mightiena, che vorrei livellare un pochino perché potrebbe tornarci utile per quanto riguarda la palestra di Telepath. Loro, avendo Pokémon Psico e un Pokémon Buio, potrebbe tornarci utile, anche perché poi ha Intimidate, quindi avremo la doppia Intimidate con Gyarados, insomma, tutti i calcoli e ragionamenti vari. Bene, andiamo al prossimo scoglio, va. Allora, andiamo di qua, allenatore. Comunque con tutti questi Pokémon selvatici è un macello, eh. Mo' vediamo se c'ho qualche repellente. Numello. Allora, ricordiamo che le mosse buio sono speciali. Mightiena non è che brilli di attacco speciale. Però vediamo quanto. Cavolo. Sarà difficile. Andiamo di forza, che almeno è una mossa fisica, ecco, quindi molto molto più utile rispetto a morso. Levate. Non sono riuscito a evitare tutti e due, vabbè, cioè uno dei due. Baltoi. Andiamo con Fuffi, ma come al solito facciamolo livellare un pochino. Poi, dunque, se riusci. Dunque, se riesco a fare anche il Team Hydro, ci facciamo anche il Team Hydro. Io comunque registrerò, farò, cioè andrò avanti e poi in montaggio vedremo se fare molti più tagli, tanto io già so che parecchi tagli dovrò farli già adesso per evitarvi tutti i vari selvatici che abbiamo beccato fino a questo momento. E dovevo andare qua sotto, qua forse, non mi ricordo, non ho memoria, andiamo un po' a caso. Comunque ho messo il repellente, almeno mi evito tutti i vari selvatici del caso. E poi quello del Team Hydro dovrebbe essere un po' più breve, teoricamente, rispetto a questo. Però, vediamo. Il level cap è sempre livello 42. Poi in caso prima della palestra, vedremo. Cioè, magari livellerò un po' i Pokémon, almeno quelli che porteremo in palestra. E poi si vedrà. Poi per quanto riguarda la parte finale, vorrei fare una live. E
perché così almeno ci facciamo la live finale di questa Nuzlocke magari insieme e poi parleremo anche di una possibile serie post Pokémon Smeraldo che ci accompagnerà come questa a puntate per l'estate. Così, magari come farla, su quale gioco farla, su quale ROM, su quale gioco della serie principale, vedere un po'. E, in caso rimanete sintonizzati, oppure se siete arrivati fino a questo punto del video, scrivetelo nei commenti, che magari quale serie vorreste. Sono perso? Ho paura di essermi tipo perso, non riesco a. Non dovevo parlare di Groudon. Qua intanto. Piccolo spoiler della nostra recluta che ci parla di Groudon, dicendoci che effettivamente il Team Magma sta cercando di risvegliare Groudon dal sonno millenario. Comunque il nostro Fuffi, non sta facendo malaccio, per essere. Comunque c'ha 42 di attacco speciale, che mi aspettavo molto molto peggio, onestamente. Lotta in doppio, vai, andiamocela a fa. Abbiamo Fuffi e Gyarados. Don't remember. Forse Gyarados mi sembra. Numel e Zubat. Non sono proprio. Esatto, Fuffi e Ghiara. E magico. Magico Gyarados. Ok, finito il valzer di prepotenze. Allora, forza su Zubat e Surf. Tra l'altro Gyarados non l'ho nemmeno curato. Genio del male proprio. A qua Numel va giù easy. Zubat prende botta. Verrà giù. Adesso. Perfetto. Beh, era importante. Bene. Anche questi ci siamo tolti dalle scatole. Io ripeto che secondo me mi sono perso un'altra volta. Cioè, spero di andare nella direzione giusta. Non mi ricordo questo covo. Onestamente non me lo ricordo. E 4 Pokémon. Vabbè, magari velocizzo un attimo. Oppure taglio direttamente, che dite? Facciamo prima forse. Ok, tra switch, boati e roba siamo riusciti a battere il nostro compare. E qua cosa c'è? Cioè, intanto che il repellente è finito. Revitalizzante max. Ragazzi, io intanto mi sono curato un attimo, ma lì c'è Groudon e lì c'è Max. Andiamo a parlarci. Te ne stai lì, cullato dal magma e niente potrebbe svegliarti dal tuo sonno. La sfera blu. È quello che cercavi, non è vero? Non proprio. Ti ho portato la sfera blu. Il suo splendore ti sveglierà. Fammi vedere la tua potenza. E invece no, la sfera blu serve per Kyogre, la sfera rossa serve per Groudon. Come poi impareremo dai remake Alfa, Zaffiro e Omega Rubino. Che succede? Non ci vuole la sfera blu? Groudon, dove sei andato? È stata tutta colpa tua, allora. La tua presenza non è gradita. Devi aver usato un trucchetto. No, Max, sei tu che non leggi. Leggi le istruzioni. Allora, Mightiena al 37. Ok. Ma cazzo, no, lo tiro giù. Allora, lui è a meno 1. Proviamo con Basken.
Oh mio Dio. Proviamo. Ti prego. Mamma mia, che rischio. Andiamo di Graveler. Che comunque se lui fa riduttore, reggiamo. Perché comunque abbiamo una difesa indecente. Mamma mia, Kumbasker è comunque rischiosissimo, eh. Però ragazzi, se entra a doppio calcio, Maitiana esplode. Attenzione, super pozione subito per Max. Perché tu puoi usare le pozioni in battaglia, maledetto. Non gli facciamo nulla. Basta usare bullo. Allora c'ha riduttore bullo. Ti prego. Ti prego, Geodude. Geonude, ti prego. Sì. Drop. Droppino. No. Continuiamo con. Tanto abbiamo un botto di difesa. E non siamo più confusi. No, come livello 5, magnitudo 5. Infatti non lo killa. Non lo killa. Fallisce Bullo, meno male. Se no era un macello. Se no era un disastro. Che culo. Mamma mia. Allora, giù Maitiena. Fuffi 300 punti. Kumbasker fa 34. Graveler. Quasi 32. Camerapt. Camerapt. No, porca. Porca puttana, no. Dove mette Gyarados, lo sapevo. Ho detto vabbè, me la rischio che comunque dovremmo reggere. Vai a cagare, Camerapt di merda. Scoppialo. Dovremmo pescare il coso. L'imprevisto del resuscitare un Pokémon. Crobat. Crobat, possiamo mettere Billy? Siamo acciaio elettro, a meno che comunque non ha mosse. Ok, non ci fa praticamente nulla. C'ha mosse che però vanno a rompere le scatole. No, Graveler, no, Graveler. Oh, però hai rotto le balle di confonderti, di colpirti da solo. Dai. Non è più confuso. Scintillalo. Ah, il danno è buono. Dai. Perché devi usare la super pozione? Stai ritardando la tua sconfitta, Max. Nonostante noi abbiamo perso Graveler. E quindi tocca rimettere coso. Tocca rimettere Breloom in squadra. E vedere un po' quello che succederà più avanti. Porca miseria, però non ci voleva. Non ci voleva proprio. Gyarados fa il 32. Billy non fa il 33. Ma che sfiga. Deve esserci un motivo per cui Groudon è fuggito. Perché t'ha visto a te, maledetto pezzo di merda. Visto che Groudon se n'è andato, questo vulcano non serve più a nulla. Le nostre strade si dividono qui. Devo inseguire Groudon. Maledetto. Vabbè, ragazzi, io esco da questo covo di merda e poi ci vediamo. Ci vediamo dopo. Allora, siamo tornati a Cuor di Lava. È arrivato il momento della mestizia.
Prendiamo Graveler. E momentaneamente lo boxiamo nell'Ade. Ciao Graveler, è stato un piacere e un onore. E riprendiamo Breloom. Ultimamente sono messo un po' fuori per ovvi motivi. Prima palestra volante, poi la prossima sarà psico, quindi praticamente sarebbe stato quasi inutile averlo in squadra. Forse Graveler poteva tornarci utile. Vedremo. Vedremo poi quello che succederà. Allora, mi stanno facendo rincoglionire di brutto da tutti quanti. Dov'è il sottomarino? Ah, oh, eccoci qua. Grazie al signore. Allora, questo velocizzo, perché tanto qua parliamo col Capitan Remo. E mo parte la cosa che Ivan e il Timitro stanno rubando il sottomarino, eccetera, eccetera, eccetera. Perfetto. Ciao Ivan. Ah, cosa? Ammetto. Nessuno può fermarci. Io sono Ivan, il terribile capitano del Timitro. Prendo il sottomarino per andare a catturare Kyogre, ma tu non lo sai, lo scoprirai tra poco. Va bene, adesso, dopo aver fatto tutta sta roba, possiamo... Sì, ho capito. Possiamo tornare a Porto Alghepoli. Quindi, prendiamo il nostro Grisù. Prendiamo volo, andiamo a Porto Alghepoli. Eccoci qua. Velocizziamo un attimo, perfetto. Torniamo al box. Per depositare Grisù e per prenderci Billy. Giusto? Dice. Eccoci. E adesso possiamo andare al covo del cavolo di Timitro. Abbiamo curato i Pokémon? Nel dubbio. Curiamoli. Allora, dov'è tua detta? Vai, davanti. Andiamo, ho messo tua detta davanti, Breloom, perché non posso correre qua? No. Evidentemente no. Va bene. Modo che ricordasse. Bella fra. Oh, t'ho fregato. Sperando di non perdere Nishun. Allora, era questa forse. Questa per forza. Questa per forza. E poi era questa. Mi sa che erano messe tipo a X. Basta. Ti prego, meno male. Master Ball. Fermi. Pepita. Ok, questo non era un Electrode. Va bene. Il rischio che esplodessero tutti. Allora era questo per andare avanti. Quale cazzarola era? Allora era... Torno indietro. Fermi. No. M'ha beccato stavolta, m'ha beccato. Allora, lì era solo per la Master Ball, quindi toccava andare di qua forse. Carvagna. Vabbè, Carvagna dovremmo farcelo easy. Mach Punch, stab super efficace, eccetera eccetera. Ciao Carvagna. Sì, carta vetro, va bene. Sperando che poi Breloom impari. Ah sì, ecco, toccava andare là. Allora, Breloom. Io quasi quasi ci metterei. Che cazzo, allora ci mettiamo. Metteci coso, va. Vai. Ah, velocizzo di dialoghi che tanto frega il cavolo a nessuno. Tan tan.
Abbiamo tua detta che va su Pucciena, Bracero su Zubattolo. E tanto poi abbiamo tutti i vari percorsi per fare catture, per fare robe, allenamenti e quant'altro, che bene o male gli altri possono fare. Con basket la vedo un po' più, lo vedo un po' più difficile che li faccia sui percorsi da acqua contro i volanti, sta roba così, quindi va bene. Ma tanto, ripeto, prima della palestra mi prenderò tutto il tempo per allenare un pochino la squadra, mantenendo sempre fede a quello che è e che sarà poi il level cap. No, Mac Punch, vai di beccata, ma tanto non servirà, che Carvagna verrà giù. Perfetto, esatto, ottimo, ottimo. Pochi punti esperienza, ma pochi ma buoni, come diceva quello. E niente. Vai. Segreto del nostro rifugio? Beh, diciamo che in fondo c'è un sottomarino, ma per ora ci tua. Bene. Ok, saltiamo l'allenatore. L'allenatore, la recluta infame. Io sto andando molto a caso, Oh, vediamo che vuole quest'altro. Una tragedia. Zubat. Allora, rischiamo di prenderci un per 4 d'attacco d'ala. Ma noi temerari. Poi Zubat 34, insomma, ciccio, fallo anche evolvere. Niente panico, tutto secondo i piani. La mia missione era solo quella di farti perdere tempo. Vabbè, quindi siamo vicini al cazzo di sottomarino. Vai, altra lotta in doppio. Ah, che palle. Fastidiosissima. Anzi, fastidiosissimi. Zubat Carvagna. Zubat Carvagna. Allora, io direi, per non rischiare botti in testa e doppio calcio, tutto su Zubat. Ok, che se non viene giù da botti in testa, cioè se veniva giù da botti in testa così come è stato, doppio calcio va su Carvagna e dovremmo in teoria togliercelo dalle scatole. That's it. Bene. Mamma mia, che animazioni comunque lente. Colpi subiti uno. Ma che cazzarola ti frega? Va avanti. Ciccio, c'è un sottomarino con un criminale che sta tipo scappando. Diga. Sei già qui? Ti ho sottovalutato, facciamola finita. Sono una spanna al di sopra delle reclute che hai incontrato finora. Addirittura. Chi avrai tu? Carvagna Pucciena come tutti gli altri? No, questo è Alan, idrotenente. Che poi è molto più figo su... su coso? Sui remake, bellissimo. Allora, pugno rapido su Maitiena. Vero che siamo a meno uno. Però... Pero. Viso truce. Vabbè, tanto noi abbiamo la mossa prioritaria, quindi ce ne sbattiamo le balle. Intanto ci avrà Maitiena e forse Sharpedo. Crit di Toadette. Ottimo. Brava Toadetta. Bravissima. Facciamo livello 31. Ottimo. E Sharpedo. Golbat. Brutto Golbat. E vabbè, noi abbiamo la nostra carta Billy. Billy the Kid. Che va di attacco d'ala. Fa niente. Stor di raggio. Velocizzo perché animazioni che durano tre quarti d'ora.
scintillio potente. Non lo sciotta, eh. Immaginate. Ma lo paralizza il par. Parrino tattico. Ok. Abbiamo fatto in tempo a far tutto, quindi vi beccate Team Magma, Team Hydro. Bellissima questa cosa. Pensavo di non farcela, invece ce l'ho fatto. Dovrò livellare un botto, eh. Già lo so, già ne sono consapevole. Ottimo! Perfetto. Mentre me la spassavo con te, il nostro capo ha finito i preparativi. Ciao, Ivan. Se hai intenzione di dargli la caccia, ti conviene cercare nel gran mare, oltre al Gepoli. Ma noi abbiamo altro da fare prima. Allora, ragazzi, usciamo da sto posto. Avremo anche la fune di fuga, ma siamo praticamente all'uscita, quindi niente fune di fuga. Me la tengo. Allora, la strada, come vedete, è libera da Whalemer, dalle balenottere. Allora, io mi vado a curare. Ci togliamo subito il dente? Vogliamo fare subito l'imprevisto? Per prossima volta, barra prossimo percorso? Così magari ci facciamo già l'eventuale cattura di questo percorso qua. Tanto percorso acquatico, quindi i Pokémon quelli sono, quelli dovremmo tenerci. E vediamo. Allora, io ricordo che Wingull l'abbiamo già catturato, quindi non potremo ricatturarlo. Io intanto vado a mettere schermata, eccola qua, degli imprevisti. Da 1 a 15, 4. 14. Quindi il Pokémon più debole avanti. Quindi la cattura non ci è stata proibita. Il Pokémon più debole ovviamente è Fuffi, perché è quello più basso di livello. Quindi facciamo una cosa. Allora, ci facciamo la cattura adesso. Tanto abbiamo tutto. Ci facciamo la cattura adesso. Poi io andrò a fare un po' di allenamento. Meno male, Tentacool ce l'abbiamo. Andrò a fare un po' di allenamento per la prossima volta, e la prossima volta faremo il percorso che ci porterà fino a Verde Azzupoli. Ragazzi, visto che... Tanto torno sulla terraferma. Allora, visto che troviamo solo Wingull e Tentacool, che già abbiamo, la cattura ce la facciamo la prossima volta. La prossima volta rimarrà questo imprevisto e andremo fino a Verde Azzupoli. E faremo anche la grotta, la cattura nella grotta di ghiaccio, e niente, e poi andremo nell'abisso per fermare il Team Hydro e il Team Magma. Insomma, faremo robe. Bacioni, ragazzi, alla prossima.